Giacomo Manzù, proprio quando sono nata, anni 60, ha realizzato questa scultura, influenzata in un suo viaggio in Giappone. Cosa hai visto nel nostro paese? Cosa hai visto della signora giapponese? La sua forma è molto serena. Qualcuno ha detto, sembra un fiore in un vaso. Sono d'accordo. Sento un'atmosfera molto naturale, di calma, serenità, pacatezza, sguardo penetrante. Ho sentito questa atmosfera. L'ho incontrata tanti anni fa. L'ho vista. Ora mi tiro nella mia memoria della infanzia. Quando ero piccola c'erano tanti bambini e giocavamo verso in montagna, sul collina, al fiume e anche nella stradina dove c'era il nostro tempietto. Giocavamo a disegnare sulla terra, a salire sull'albero e nascondino. C'erano tanti alberi. Ogni bambino decidevamo un albero e gli dava un nome e ci salivamo su sopra, era vista oltre i campi, il fiume e la città. C'era un albero maestoso, alto, dritto. Era difficile da salire e la corteccia era rozza e molto diversa da quella degli altri alberi. Si chiamava Shinboku, albero di Dio. In Giappone crediamo che tutte le cose hanno un'anima, specialmente gli alberi. Gli alberi che hanno tanti anni, sono rispettati e venerati. Non so quanti anni aveva questo albero, ma noi bimbi avevamo capito che l'albero è molto speciale e toccavamo con molta delicatezza. Per rispetto non salivamo sopra, ma era bello per giocarci vicino. La posizione di nascondino, 1, 2, 3 stelle, a volte tendendoci mano, lo circondavamo con le nostre braccia. Era sempre caldo, la corteccia ruvida, ma non la sentivo come un rifiuto. Era come la guancia di nonno con la barba. Sentivo pungere, ma era dolce, simpatico. In qualsiasi momento stava tranquillo. La radice forte andava giù nella terra. Verso il cielo, il tronco alto, con tante foglie. In ogni periodo dell'anno ci guardava e lui, vedo che del albero dentro signora giapponese, vedo che lo spirito dell'albero nella sua forma di signora. Vedo che
la signora che cambia un albero. Ma non è drammatico come Daphne. Ma tu accetta il cambiamento, calma, serena. Le tue mani sembrano radici che vanno verso giù. Il tuo sottile corpo si cambia, si arrotonda e poi si allunga come se la tirasse qualcuno dal cielo. Mi sento tranquilla e serena in un'atmosfera calda. Mi sembrava di essere bambini. No, mi sembrava di essere tornata un bambino. Vengo a trovarti ancora.